Salve, io sono Sailor 92 e questa è Napoleon Total War. Questa è una battaglia online fra me e altri tre giocatori. Il mio alleato, Odan, e i due avversari Extra Welt e Verihag, che condurranno l'esercito austriaco e quello prussiano. Il mio alleato, quello inglese. Come me. Qui c'è lo scontro della mia batteria leggera con cui vado ad attaccare i suoi schermatori con una portata da 125, quindi mi devo avvicinare un po' di più. Vedendo avvicinare queste unità di reggimento di guardia a piedi, decido di ritirarmi un po', perché sennò i miei verrebbero sterminati mentre non possono reggere il confronto con la fanteria di linea. C'è un'altra unità di fucili prussiani, quindi la vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unità di schermatori. Poi ha 3 unità di fanteria di linea, 4, 5, 6, 7 unità di fanteria di linea e 3 unità di cavalleria, che sono composti tra 2 unità di lancieri e 1 di dragoni. Vado un po' veloce perché la battaglia è molto lunga. Ci sono sempre gli scontri a fuoco, però comunque la battaglia è lunga. Andiamo a vedere cosa sta facendo il mio alleato, che allora lui attacca il fianco sinistro dell'austriaco e per aumentare un po' il morale fa avvicinare il generale, così rischia anche di perderlo. Sarebbe anche meglio se avvicinasse fanteria. Il mio alleato ha puntato più sulla fanteria, sul numero, che sulla cavalleria. Adesso faccio lo scambio fra i miei fanti leggeri e la fanteria di linea per attaccare questa unità di reggimento di guardia a piedi. Poi qui al centro lancio la mia unità di dragoni, di guardia del corpo, per sterminare questa unità di fucili prussiani. Poi I nostri uomini sono in fuga, signore. quindi riesco a sconfiggere facilmente il fianco sinistro del prussiano, anche se il fianco destro è più numeroso. Ma ci sono le mie unità di fanteria di linea, schermatori, che lo fronteggiano. Lui non si muove avanti. Per me va bene questo perché io sto cercando di sfondare sul fianco sinistro e ci sto anche riuscendo. Così fa anche il mio alleato, che sta sfondando il fianco sinistro dell'austriaco. Ormai il fianco sinistro dell'austriaco è andato, decide di ritirarsi un po' indietro, ma vediamo qui che carica il prussiano con i suoi lancieri sulle mie unità di guardie a cavallo, credo, io non me ne accorgo proprio, ma comunque li mando a morte perché sono fra i nostri due schieramenti. Lancio la mia unità di guardia a cavallo per sostenere i miei cavalieri, che erano in grave difficoltà. Qui cerca di attaccare anche i schermatori. Se il mio alleato decide di muoversi avanti. Nel frattempo ci sono i fucili
austriaci che continuano a bersagliare il mio alleato e le sue forze. Abbiamo quasi lo stesso ritmo. Lui ha attaccato un po' prima, poi ha avuto un grande vantaggio, cioè quello dei schermatori. L'austriaco aveva solo 3 unità di schermatori, quindi è riuscito a vincere meglio la battaglia. E adesso mi preparo anch'io ad attaccare il fianco destro del prussiano, che ormai non ce la farà di sicuro a resistere a tutto il mio esercito. Tutto il suo fianco sinistro, fianco centrale, ha ceduto completamente. L'austriaco ormai circondato. Abbiamo ucciso il loro generale, signore. Andranno nel panico. Muore anche il generale di Extrovert. C'è una carica del mio lato sulle linee dei fucilieri, quindi è andato completamente in rotta l'esercito austriaco, che dopo aver perso il generale gli si è abbassato di molto il morale. Adesso non mi resta altro che attaccare, ma vediamo che qui c'è il mio avversario che attacca, o almeno si avvicina alle mie forze. Sono pronte a sparare. Intanto i miei schermatori cominciano la loro raffica mortale. L'esercito prussiano si avvicina sempre più. Il fianco sinistro comprende le mie unità più deboli, quindi subirò molte perdite. Il fianco destro è composto da unità d'elite. Mi arriva anche il sostegno del mio alleato, anche se non ne avrei bisogno. E come vedete morale quasi a metà, poi queste unità hanno perso la gran parte degli uomini, così decide di sfruttare almeno questa unità di guardia del corpo, anche se ne perdo tantissimi prima che arrivino. I nostri uomini sono in fuga, signore. Fianco sinistro quasi ceduto totalmente, però c'è arriva il generale per dare un po' di sostegno morale. Questa unità di guardia a cavallo è fianco destro mio, e soprattutto aiuto del mio alleato, facciamo gravi danni. Presto vi aggiudicherete una gloriosa vittoria, signore. Non c'è più speranza per i nostri due avversari di vittoria. Abbiamo ucciso il loro generale, signore. Andranno nel panico. Così finisce la battaglia. Qui potete vedere i risultati e il mio alleato ha perso 666 uomini
Io ho 514. Comunque è stata una bella battaglia, anche se i nostri avversari hanno ceduto i loro fianchi sinistri, hanno ceduto troppo facilmente. Comunque grazie per aver seguito anche questo video, alla prossima, ciao!